Amore, eh? Mi hai preso il plicometro? Il che? Il plicometro. E che cos'è? Dai amore, te l'ho spiegato, è quell'affare per misurare la massa grassa. Ah sì, ma mi sono dimenticata. Amore, ma lo sai che il mio personal trainer vuol sapere esattamente quanta massa grassa ho? Va bene, domani te lo cerco, dai. Amore? Mi dai il numero della tua estetista? A cosa ti serve? Devo fare la ceretta al perineo. Al che? Al perineo. Hai presente quel tratto? Sì, sì, so benissimo cos'è il perineo. La mia estetista era completamente incapace di trattare il perineo, ogni volta un dolore che non hai idea. Tu dici sempre che la tua è così brava. Sì, ma non vai dalla mia estetista a farti depilare il perineo. E perché no? Ma perché sono gelosa. Sei gelosa della tua estetista? Sì, mi dà fastidio che una mia amica ti metta le mani lì dentro. Amore, ma guarda che è come se io fossi geloso del tuo ginecologo. Ma cosa c'entra? Sono due cose diverse. E poi il mio ginecologo è una donna. Amore, tu stai prevaricando il mio desiderio di avere un perineo liscio. No, io sto solo dicendo che tu te lo vai a far depilare da un'altra parte. Amore, il perineo è mio e lo gestisco io. E l'estetista è mia e la gestisco io. Va bene, allora depilamelo tu. Ma ti pare che adesso di lunedì sera a mezzanotte io mi metto a depilarti il perineo? Eh beh, amore, se tu mi impedisci di usufruire del servizio di una professionista che si prenda cura del mio perineo, beh sì, mi sembra al minimo che te ne occupi tu. Ma occupatene tu, è tuo. Ma ci ho provato, ho guardato anche un tutorial su YouTube, ma non riesco, è troppo difficile. Senti, a me il perineo liscio non piace neanche. Scherzi? No, non scherzo, è vero. Ma guarda che Dostoevsky, Kafka e mi pare di ricordare anche Hemingway si depilavano tutti il perineo. Ma chi me ne frega a me? Amore, sono i tuoi scrittori preferiti. Ma non è che per il fatto che sono i miei scrittori preferiti mi deve piacere anche come gestiscono il perineo. Amore, il tuo si chiama ostruzionismo. Senti, a me del tuo perineo non me ne frega niente. Va bene, ne prendo atto. Però allora credo sia arrivato il momento di prenderci una pausa. Perché? Per il perineo? No, non è il perineo il problema. Il problema è che tu non mi supporti. Tu mi impedisci di esprimere il mio pieno potenziale. Immagino che questa cazzata te l'abbia detta quel pirlone del tuo mental coach. Sì, me l'ha detta lui. E allora? E allora non è vero, perché io invece ti supporto sempre. Non sul perineo, a quanto pare. No, su quello no. Tu non mi capisci, non capisci quelle che sono le mie priorità. Senti, fai una cosa. Fatti depilare il perineo dal tuo mental coach. Questa sì che è un'idea. Sai cosa faccio? Lo chiamo subito, così ti do un bello schiaffo morale. Sì, sì, vediamo. Perché lui, a differenza tua, sì che mi capisce. Pronto, coach? Buonasera, senta, scusi l'ora, È che sono a letto con la mia compagna che non mi vuole depilare il perineo. Allora stavo pensando di venire in studio da lei, così me lo depila lei. Sì, il perineo. Ha presente quel tratto tra i... Mi ha mandato a cagare. Per una volta ha detto una cosa intelligente. Dai, buonanotte. E adesso io come faccio? Vabbè. Mi guardo un altro tutorial su YouTube. Benvenuti a Il mio perineo, la guida definitiva per un perineo liscio come l'olio. Estremi rimedi.